Ciao ragazzi, Ciao, come come state? state? Eccoci qua, vieni, fammi vedere Eccomi. in tutto il tuo splendore. Ah, ecco questo computer. Piacerà Anche sicuramente alla Anna Maria questo qua. certo, è suo, te l'ha regalato. Nonna, Eccoci, ciao sei Giulio. orgogliosa? Nonno, Anche io ho il ciao. grembiulino, ma non si vede. Aspetta, ecco. Oggi ci siamo noi. Come sapete, ci alterniamo un po' con la nonna Maria e il nonno Sabatino. Allora, questa è Sì. una rivisitazione delle seppie con i piselli. Che a me piacciono tanto. Esatto, e la ricetta fatta dalla nonna Maria la trovate, ve la metto qua in Qua, alto sul nostro canale YouTube perché la nonna l'ha fatta. È una vellutata, se buona. piacciono, di piselli e patate con seppioline saltate in padella e un tocco finale che vi faremo Lo vedere. so. Allora, intanto voi amici, come state? Come va? Raccontateci un po'. Speriamo che stiate bene, noi stiamo bene. Ludovico fra meno di un mese compie un anno, in questo momento dorme. In questo momento dorme, stiamo già preparando la sua festicciola. E stiamo preparando la sua festicciola. Eccoci qua con gli Eccoci. ingredienti. Li vuoi dire tu, Albi? Vado io. Allora, li dico io. Allora, qua Bravo. abbiamo 500 grammi di piselli. Ottimo. Io li ho presi surgelati, come potete vedere, amici. Va benissimo, Vanno vero benissimo. nonna? Poi abbiamo. Poi abbiamo due patate, Che taglieremo a cubetti. mezza cipolla. Sì, anche di meno, amore, qui. Ok. Poi abbiamo la menta. Sì, un pochino di foglioline di menta. Ma un pochino possiamo dare quantità o possiamo andare avanti Amore, a un po' a cazzo? piacimento. Se tu non piace, se una piace da menta, ne metto un po' di più, se no ne metto un po' di meno. Poi ci serviranno anche per decorare la Va vellutata, bene. Poi abbiamo le nostre amate seppioline. tre seppioline, io me le sono fatte tagliare proprio dal pescivendolo. Brava. Poi qua abbiamo Ancora un pezzettino di cipolla, cipolla che ci servirà per cucinare queste. vino, 2 dita di vino bianco olio, e paprika. benissimo. Se Eccoci. mi dovevi tagliarle tu. No, ma tu sei più brava a tagliare cubetti. Io taglio meglio quadrati, triangoli, rettangoli. Ma sei Fai proprio. tu che guarda. No, ma guarda che bei cubetti che stai Ma no, facendo. ma deve essere così, giusto per farla cucinare prima, perché poi dobbiamo metterla a lessare, Ok. eh? Tanto qua si lessa tutto. Ok, adesso, ecco, si mette tutto in pentola e si ricopre con l'acqua, cioè giusto a coprire, ecco qua. Io aggiungerei, amore, non l'abbiamo detto tra gli ingredienti, io ho questo pepe alla menta in realtà, se no potete usare Buono. soltanto, non ho il pepe normale, se no potete usare solo il pepe e Vai, poi la mettilo, a menta me piace, aggiungi. anche a te piace, Sì. mettilo. Non esageriamo. Amore, Sì, copriamo. coprilo meglio, Ecco qua. coperto. Siccome ci stiamo cimentando in una nuova ricetta, devo chiedere al grande capo Vedete il fumo intanto? cosa ne pensa di questa ricetta? Sì. Vediamo. Come stai? Potresti stare meglio. Allora, amici, guardate chi Eccola! c'è qua. Guardate chi c'è! La mitica nonna Maria, che è a casa sul divano, vero nonna? Ciao nonna! Di più. Più 10 lode, vero nonno? Ciao Ciao nonno! 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 Ciao nonnini! Sì, poi la guardi, venerdì ve la mando, la guardate! Federica, Sì! ricordati la cipolla, eh! Certo, Sì, sì! c'è! Ciao nonna, ti voglio bene, a dopo! Ciao! Numero uno. No, amore, aggiungo un po' di sale, ma perché giusto voglio far vedere che si mette il sale, ma in realtà noi amici stiamo facendo questa cosa, io e Alberto. Stiamo cercando di mangiare con pochissimo sale. Qua ci siamo, adesso frulliamo tutto. Lo so che tu le ami intere, amore, ma io le taglio perché devono essere tagliate per questa ricetta, Ho ok? capito, va bene. Ecco, nel frattempo, mentre Albi adesso frullerà e preparerà la vellutata, benissimo. Io vi sono sincera. Non sapevo questa cosa della cipolla, me l'ha detta il pescivendolo. Lui mi ha detto: mi raccomando, questo è un tocco,
quando cucini le seppie metti un pochino di cipolla. Fatemi sapere qualcuno di voi per cortesia se aveva ragione o se andava fatto con l'aglio o se andava fatto senza niente. Comunque ora si sta rosolando, ecco messe, facciamo le spadellare. Sfumiamo con un pochino, ma poco, un dito di vino bianco. Per? 5-6 minuti, perché le teniamo un po' più tenere, capito? Bene, tenere come te? Non è, io sono tenera. Molto. Albi mi ha detto che lui li preferisce non morbidissimi, ma un po' grigliatini, quindi tanto ormai il sapore del vino l'hanno preso. Abbiamo, anche perché loro rilasciano un sacco d'acqua, quindi abbiamo tolto l'acqua. Vedete che adesso la rilasceranno ancora, perché ad Albi piacciono un po' croccantini fuori. Finché non li vedete un po' doratini a vostro piacimento. Adesso siamo pronti per impiattare. Guardate che bel colore, verde vivo. Adesso impiattiamo. Allora, facciamo così. Vai. Non devo sporcare il piatto, amore. È il tuo momento. Adoro questa cremosità, è perfetta, amore. Siete stati bravi. No, poi pulisco, eh. Nonna Maria! Ha sporcato il piatto! Ottimo! Wow! Mettiamo un giro d'olio. E un giro d'olio. Ok. E adesso? Un po' di paprika. Eh sì, perché è il tocco di colore. A tavola. Devo fare l'assaggio, signora. Assolutamente. Ovviamente abbiamo preparato anche i crostini. Ma guarda che bella! Bellissimo aspetto. Dai, ha un bellissimo aspetto. Vai, amore. Cosa dici? Bellissimo. Sincero? È un piatto bello, veloce. Presentazione bella con tutti questi colori, le seppie ottime. Buon appetito a tutti! Grazie, la nonna sarà orgogliosa di noi, di questo video. Sicuramente. Certo. E noi ci vediamo al prossimo venerdì. Ciao amici, un abbraccio a tutti! Ciao! Amici, mi ero dimenticata di mettere la fogliolina di menta, ora sì. Amore, adesso con la fogliolina di menta è tutto un altro profumo, tutta un'altra cosa. È vero, è molto buona. Ciao amici, un abbraccio. Ciao a tutti.